Grazie. Allora, questo sarà un video review haul dove vi faccio vedere i miei acquisti fatti sabato a Biella, al centro commerciale Gli Orsi. Allora, è un centro commerciale che a me piace molto, è carino perché è diviso tipo in diversi padiglioni e in ogni padiglione ci sono diversi negozi. Allora, poi mi piace molto perché c'è la Kiko e c'è l'Upim e dentro la Upim c'è lo stand dell'Essence. E poi c'è da dire che comunque penso che a Biella siano meno appassionate di make-up che a Milano, quindi c'è più abbastanza roba. Cioè, tipo lo stand dell'Essence era piuttosto rifornito. Poi non so se perché l'avevano rifornito il giorno prima o appunto perché le ragazze comprano meno make-up che da noi. Allora, vi faccio vedere gli acquisti appunto che ho fatto all'Essence e alla Kiko. Allora, parto subito con la Kiko. Vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto della nuova collezione che è la Kaleidoscopic. E le confezioni sono fatte in questo modo. Ho comprato due Long Lasting Sticker Shadow, in quanto comunque voi sapete benissimo quanto li adoro, e sono fatti così e sono in questa confezione. Ho comprato il 22 che è il Silver Wisteria, che in pratica è un viola, lilla più che viola, pieno di brillantini argento. Il colore è questo, vedete che bello. Vi faccio qua un piccolo swatch e il colore è questo, vedete che bella lilla. Poi come al solito lo sfumato, il colore è meno intenso, è veramente bello. Appunto questo era il Silver Wisteria. Mentre ho preso anche il 24 che è l'In Green ed è questo. Guardate che bel verde. Allora, il verde è questo. È un verde molto intenso, pieno di brillantini e riflessi dorati. Cioè, è stupendo in pratica. Guardate che bello. Il verde e il viola, appunto, i due colori che ho preso della Kaleidoscopic. Poi ho comprato, poi stavo dicendo, ho acquistato il Lip Maker Long Lasting Color. Il colore ho acquistato lo 04 che si chiama Deep Pink. È un rosa bello intenso. Se fate tipo più di due passate vi risulterà bello scuro anche sulle labbra, appunto. Qua vedendolo così sembra rosso e invece è un rosato. Vi faccio un piccolo swatch qua, vedete che bello il colore? Ok, ora me lo tengo subito perché ho fatto già il danno un altro giorno alla Kiko, in pratica ho passato un giorno intero con su gli swatch di tutti questi lip maker. Quindi comunque durano veramente tanto, l'ho già applicato ieri, ma è durato tranquillamente tutto il giorno, appunto con queste labbra belle intense rosse. Poi ho acquistato un cream water profiler, il colore è lo 01 Emerald Green, che è questo, e il colore in pratica è stupendo, cioè mi piace tantissimo. Guardate che bel verde. Aspettate, vediamo se riesco a farvelo vedere bene, se no vabbè vi faccio poi la foto come al solito. Vediamo se riesco, vabbè, è un piccolo swatch molto veloce che vi sto facendo vedere questo. Ho fatto una sola passata del colore e vedete com'è bello scrivente. Mi piace veramente veramente tanto. Vi farò vedere presto una review o un tutorial dove ve lo mostro bene. Appunto questa è l'Emerald Green. Allora, poi ho acquistato uno Shiny Pearl Lipstick, costato il colore 191, che è questo. Questo rosa qua veramente intenso, anche se poi sulle labbra una volta che l'ho andata a applicare più che intenso darà un effetto tipo lucida labbra, perché comunque non colora veramente così tanto come sembra. E per finire ho acquistato di nuovo le Gold Drops, che sono le perle liquide. Appunto le ho ritrovate, quindi le ho acquistate subito. Scontate, le ho pagate 5 euro, mi sembra. 5,50 euro, una cosa del genere. Poi vi metto tutti i fumetti con i prezzi, perché mi sono dimenticata bellamente di dirvelo mentre vi mostravo le cose. E comunque tipo la collezione nuova i prezzi sono più o meno tutti sui 6,90-7,50. Vi metto appunto poi tutti i fumetti con i dettagli. Poi sono andata all'Essence. All'Essence ho finalmente trovato la collezione Black and White, solo che la cosa che mi premeva di più comprare non c'era, cioè il top coat olografico. Ragazzi, se lo trovate fatemi questo favore, me lo comprate e poi me lo inviate, per favore. Vi do poi tutti i soldi della spedizione, dell'acquisto. Se riuscite veramente mi fareste un grossissimo favore. Allora, oltre alla collezione, potete non acquistare, è in omaggio, questo cartoncino dove in pratica ci sono scritte tutte le istruzioni su come si possono utilizzare i prodotti. Ho acquistato
Le ciglia finte che sono fatte in formato singolo in pratica, cioè voi le andate ad applicare solo dove volete, in modo che non vi appesantisca lo sguardo e poi sono più facili da applicare. Cioè, mi piacciono molto, anche se ancora non le ho usate, se devo dirvi la verità. Mi ispirano soprattutto, ok, ho fatto il danno, da applicare in fondo all'occhio. Vedete, sono fatte così, sono piccoli ciuffetti. E poi dentro c'è anche la sua piccola colla che appunto andate poi a applicare, da utilizzare per applicare le ciglia. Queste le ho pagate. Bene, non ho la più pallida idea. Vediamo il codice come finisce. 3374, 2,99 euro. Poi ho acquistato l'ombretto che si chiama White Hype, che è fatto in questo modo. In pratica è un colore, in pratica è un bianco molto shimmer, molto scrivente. Poi da qua sembra opaco, poi vi faccio la foto come al solito in modo che riuscite a vedere nel dettaglio bene il colore. Vi faccio uno swatch. Vediamo se così. Vedete quant'è? Ho appena appoggiato il dito e mi ha scritto tantissimo. Quindi è veramente ottimo. Poi secondo me è veramente carino anche da utilizzare come illuminante. Vedete? Poi ho preso sempre dalla collezione Black and White la Light Lip Pencil e il colore è quello bianco, si chiama, non si chiama, va bene, in pratica è questa, ha un profumo di frutta delizioso, cioè ti viene voglia di mangiarlo perché è veramente stupendo. Comunque è praticamente un lucidalabbra bianco e mi pare di andare ad applicare solo all'interno delle labbra per fare tipo un punto luce. Vedete, poi il colore praticamente è questo. È abbastanza scrivente comunque come bianco. Poi vabbè, stavo di sfumarlo, magari l'ho applicata appunto solo in un punto e poi lo tirate per bene con le labbra. Poi ho preso questo mascara che per la prima volta ho deciso di provare appunto un'altra mascara. Ho preso l'Essence Multi Action Mascara, che è questo. È fatto in questo modo e ha lo sfumino così. Vedete? Allora, vi dico un po' perché mi sono bellamente dimenticata. Questo finisce con 2,2,3,3, 2,79 euro questo. Poi io ho ricomprato il mio mascara famosissimo che vi ho già fatto la review, che è l'Essence Maximum Definition, che è questo. E questo è il 8678, 2,99 euro questo. Non ve lo so aprire niente. E tra l'altro devo dirvi che questo mascara è stranamente sigillato, confezionato, cioè per andare a utilizzarlo dovete proprio togliere la plastichina che lo ricopre. Quindi ottima anche sta cosa, in modo che comunque sono sicura che nessuno l'abbia mai provato. Mentre tipo questo era aperto, cioè nel senso era già, cioè non c'è la plastica né niente, quindi comunque qualsiasi persona può essere già andata a guardare com'è. E la stessa cosa devo dire di questa matita, che infatti erano già praticamente tutte spuntate, appunto perché sono già state provate. Poi ho comprato queste ciglia finte, che sono praticamente dentro questa confezione, fatte in questo modo. Vedete che carine? Hanno in pratica delle ciglia più lunghe e delle ciglia più corte. E fatte appunto in questo modo. Mi sembra sui 2,99 anche queste. E per finire ho ricomprato il fondotinta, il Matte Sand Soft Touch Mousse, che è questo. Il colore in pratica è il beigiolino chiaro, questo. E mi trovo veramente bene, c'è da dire che sì, mi fa venire un po' di brufoletti, però comunque è ottimo come mascara. Basta. Ho finito con tutti i miei acquisti, faccio tutte le foto per farvi vedere nel dettaglio tutto. E ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutte, anche a tutte le mie nuove iscritte, grazie ai giveaway in pratica. Un saluto enorme, ci vediamo al prossimo video. Ciao!